Un caro saluto a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio. Oggi vorrei condividere con voi una riflessione tratta da questo meraviglioso libro di Ivanov, Potenze del pensiero, che vi consiglio di leggere. Ivanov è stato un grande filosofo e pedagogo bulgaro che, alla pari di tanti altri di cui parlo qui sul canale, ci ha regalato insegnamenti straordinari. Ed in particolare oggi mi vorrei soffermare appunto sulla potenza creativa del pensiero, su quanto i pensieri, specie se costanti e reiterati, alla fine si concretizzino, si materializzino, sia in positivo sia in negativo, andando a creare, a cristallizzare ed attirare la realtà che produciamo all'interno di noi. Troppo spesso, infatti, secondo me, sottovalutiamo la potenza creativa del pensiero, mentre invece dovremmo fare sempre molta attenzione a ciò che ci passa per la mente, a osservare e ad aver cura dei nostri pensieri. Con questo non voglio dire che sforzandoci di produrre pensieri positivi ed affermazioni positive, improvvisamente, con la bacchetta magica, riusciamo a tradurli concretamente in realtà, magari anche in poco tempo. Ma più che il pensiero positivo, a cui non credo troppo e non per una questione di pessimismo, credo sia importante osservare e rendersi conto di quando emergono piuttosto pensieri un po' meno piacevoli, per vederli dolcemente scorrere come nuvole nel cielo, prenderne atto e ritornare ad essere presenti, vigili nel qui e ora. Certamente è altrettanto utile e bello prendere atto anche dei pensieri belli, alti, positivi e delle conseguenti emozioni piacevoli, anche se sovente questi ultimi tendiamo a darli per scontati e ci fossilizziamo molto di più su quelli meno piacevoli. Come per tutte le cose, sia in positivo che in negativo, ripeto, credo sia importante il non attaccamento, il ricordarsi che tutto comunque scorre ed è impermanente, compresi pensieri ed emozioni, ma serve il nostro impegno costante nell'autosservazione. E quello che credo sia altrettanto importante da ricordarci è che siamo responsabili nella realtà che creiamo. Come ho già detto altre volte, non possiamo lamentarci, delegare e pretendere di cambiare il mondo se prima non mettiamo a posto le cose dentro di noi. In questo senso tornano, a mio avviso, utili le parole del maestro dei maestri, Gesù, quando diceva, siate vigili, nel senso appunto di, vigilare attentamente il nostro mondo interiore, essere presenti, svegli ed osservare tutto ciò che avviene dentro di noi. Bene, non voglio dilungarmi oltre e anche per oggi, vi ringrazio per l'attenzione che mi avete concesso. Vi invito a farmi sapere, nei commenti qui sotto se vi fa piacere cosa ne pensate a riguardo, oppure se, avete già letto questo o altri libri di Ivanov. E nel darvi appuntamento al prossimo episodio, vi lascio appunto con queste parole penetranti dello stesso Ivanov. Qualunque cosa stiate facendo, dovete sempre gettare uno sguardo sul vostro mondo interiore per sapere cosa fa il vostro pensiero e dove si trova. Occorre essere sempre vigili, lucidi, coscienti. Quante volte ho posto a taluni la domanda: a che cosa state pensando? E non lo sapevano, non avevano mai prestato attenzione. È incredibile. Per tutto il giorno sono intenti a pensare e non sanno neppure a cosa pensano. In quelle condizioni, come volete che diventino capaci di dominare le forze istintive, di orientarle, di concentrarle e utilizzarle? È assolutamente impossibile. Se lasciate entrare qualunque cosa inconsciamente, senza alcun controllo, ebbene un giorno quelle forze riusciranno a dominarvi. Per padroneggiarle occorre innanzitutto prendere in mano la situazione, vale a dire essere sempre coscienti dei pensieri e dei sentimenti che vi attraversano. Ecco la più grande qualità di un discepolo, essere costantemente consapevole e sapere individuare in qualsiasi momento la natura delle correnti che lo attraversano. Non appena nella sua mente si insinua un pensiero o un sentimento negativo, subito egli lo blocca, lo sostituisce o lo trasforma. Questo è il primo lavoro da fare, dominare, orientare e padroneggiare tutto ciò che avviene in noi. Tenetelo bene a mente, poiché si tratta di un principio assoluto. La vera scienza iniziatica comincia da qui.
Non consentire mai che si verifichi un avvenimento interiore, un fenomeno psichico o un'emozione senza esserne al corrente. La maggior parte delle persone diventa cosciente della propria vita interiore solo quando sperimenta tragedie o catastrofi. A quel punto, sì, esse percepiscono che dentro di loro si sta verificando qualcosa di spaventoso, ma fin tanto che gli avvenimenti sono meno sconvolgenti, non ne hanno coscienza. Così facendo permettono che in loro si accumulino elementi negativi, che a poco le distruggono, e quando se ne accorgono è troppo tardi per rimediare. Dunque, vedete, il vostro primo compito consiste nell'essere lucidi, nel sorvegliare ciò che accade dentro di voi. E non appena si presenta un elemento negativo, fate tutto il possibile per rimediare. Solo in questo modo potrete acquisire i veri poteri. La base di tutti i poteri risiede nella capacità di osservare se stessi. E ciò non impedisce l'attività, il lavoro, la creazione. Alcuni credono che se inizieranno ad osservarsi, ad analizzarsi, non faranno più nulla. No, anzi, è vero il contrario. E l'analisi deve diventare un'abitudine. Coloro che pensano che la propria vita psichica si possa organizzare da sé senza che essi compiano il minimo sforzo di analisi e di lucidità rimarranno delusi. È inutile attendersi grandi realizzazioni spirituali se mancano le qualità elementari per iniziare il lavoro. E l'inizio consiste nel rimanere sempre svegli e vigili per essere immediatamente coscienti delle correnti che vi attraversano. Ci sono momenti, ad esempio, in cui siete indaffarati a pulire, a riparare qualcosa, a guidare l'automobile e siete concentrati su quel che state facendo. Ma in realtà una parte di voi è immersa in pensieri e sentimenti negativi, in rancori, eccetera, e ciò si protrae per diverse ore senza che neppure ve ne accorgiate. È di questo che bisogna essere coscienti, altrimenti si formeranno in voi delle specie di fiumi sotterranei che continueranno a scorrere senza mai fermarsi, a meno che voi non interveniate per modificare qualcosa. Come vedete, si ritorna sempre al precetto enunciato da Gesù: vegliate e pregate. Certo, il verbo vegliare significa non dormire, ma qui significa non dormire sul piano spirituale. Bisogna essere sempre svegli e vigili nei propri pensieri, per rendersi conto che esistono delle correnti, degli elementi impuri e nocivi che vanno evitati. Chi non è vigile, chi non rimane sveglio, è esposto a tutti i pericoli. Non c'è niente di peggio che vivere con gli occhi chiusi. Occorre tenere gli occhi aperti per rendersi costantemente conto di ciò che sta accadendo dentro di sé. Solo chi sa tenere gli occhi aperti possiede l'intelligenza della vita interiore e non si lascerà incatenare da una qualsiasi forza, da una qualsiasi entità. È fin troppo chiaro che chiunque può venire ad attaccare di sorpresa un uomo addormentato. Occorre quindi vegliare. Alla prossima!